Beh, un mese fa eravamo tutti green, adesso siamo tutti brown, nel senso che gli agricoltori hanno ragione, vanno difesi, coltivano il cibo che mangiamo, la mucca ercolina è così carina e ci sta simpatica. Insomma, il nostro dibattito pubblico rasenta un po' la schizofrenia. Amadeus, che appena ieri avrebbe dato un braccio per avere sul palco di Sanremo Greta Thunberg, oggi invita su quello stesso palco i trattori che protestano contro le politiche verdi dell'Europa. E naturalmente con i trattori si sono subito schierati tutti i populisti italiani, a cominciare dalla Lega, che chiede l'esenzione dall'IRPEF. Ora, si tratta di un difetto che però purtroppo riguarda anche il ceto intellettuale, la parte colta del paese. Faccio un esempio. Nell'estate scorsa un giornale serio come Il Domani affidò a un filosofo, Federico Zuolo, una polemica sulla transizione ecologica contro di me, contro il Corriere, perché io avevo sostenuto che forse l'Europa avrebbe dovuto rallentare un po' il passo di questa transizione per non provocare una reazione contraria e portare così acqua al mulino delle destre nelle prossime elezioni europee. Il Domani bollò questa posizione come cerchiobottismo climatico e colpevole, anzi a suo dire, di legittimare così il populismo. Oggi il Domani, scusate il bisticcio, scrive invece con Lorenzo Castellani: la protesta degli agricoltori dimostra che il Green Deal potrebbe essere stato il più grande boomerang della classe politica europea, e sostiene che l'ambientalismo sta adesso sconfinando nell'ideologia e nell'utopia. Ora, questo andare sempre con le mode del momento è un problema che purtroppo impoverisce anche la nostra classe politica. In Italia sembra di vivere in un unico, grande, continuo Sanremo, in cui le idee sono solo canzonette.